La Cuccagna, originariamente più che un palo con le cornie in cima da scalare con abilità, era un paese leggendario. Il paese di Cuccagna, narrato la prima volta in una favola francese del XIII secolo, le Fabuleaux de Coquegne, trasformato nel paese di Bengodi, nelle novelle del De e del Boccaccio, divenuto un topos letterario nei secoli successivi, esempio di un mondo dove si può mangiare a sazietà, dove povertà e ricchezza non esistono come classi sociali, dove i fiumi elargiscono vino, gli alberi frutti succosi. La terra messa in abbondanza senza che i campi vengano coltivati, mentre grandi montagne di formaggio grattugiato sono alla portata di ogni bocca, dove è sempre festa, perché Natale come Pasqua vengono più volte l'anno. La cuccagna, è insomma, da sempre il simbolo della goliardia, del divertimento e del mangiare a sazietà, caratteristiche che non ha perso nel tempo. E che a Gubbio l'11 novembre di ogni anno, giorno di San Martino, si ritrovano nell'appuntamento che a partire dalle ore 18:30 attende tantissimi appassionati nella piazzetta del quartiere omonimo, dove si squadre di Prodi si affrontano nello scalare un palo cosparso di grasso. Chi arriva nel più breve tempo in cima e tocca le leccorni appese ha vinto. Tutto intorno del buon mangiare a base di polenta e castagne e del buon bere nella più tipica tradizione del paese di Cuccagna. Tutto organizzato da volontari. Lo storico Fabrizio Cece, nel suo studio dei documenti d'archivio Gubini, ha rintracciato una testimonianza del 1898 che narra della cuccagna, ma è certo che la tradizione si perda negli anni e forse secoli indietro. Sempre uguale a se stessa, da quest'anno ha introdotto una novità illustrata dal presidente del quartiere San Martino, Nicolò Minelli, nella rubrica mattutina de Il caffè di TRG. Tutelare la tradizione eh, non significa non prestare eh, occhi e orecchi a quello che la normativa impone nell'ottica dello svolgimento di alcune attività. In Italia c'è l'Associazione Italiana Palo della Cuccagna ed un regolamento specifico che prescrive determinate caratteristiche per organizzare questo evento. Innanzitutto la messa in sicurezza, perché come ovviamente abbiamo potuto notare dei profili di pericolosità, la cuccagna insitamente l'ha sempre avuti. Anche perché ricordiamo, quel palo all'incirca quanto è alto? Allora, il, no, il nostro palo è alto 11 metri, un metro più o meno viene infilato dentro il tombino, però comunque sia 10 metri, per qualcosa più di a 10, 10 metri, metri. Insomma non è esatto, banale. Esatto. Quindi noi questo anno per tutelare innanzitutto la festa, eh, ma anche per tutelare l'incolumità dei giovani ragazzi che salgono in cima al palo, ci siamo affidati all'associazione italiana Palo della Cuccagna, ehm, con il quale è nata subito una grande intesa, perché loro sono ovviamente degli esperti nell'organizzazione di Cuccagne e ne svolgono più di 50 all'anno, sia nel nord d'Italia che soprattutto in Puglia, dove è molto comune. E quindi verrà una squadra di questa associazione, monteranno un loro palo certificato e installeranno la rete di protezione. Quindi ci sarà una rete sotto il palo in sostanza, una... se malaguratamente qualcuno cade, lo raccoglierà, immagino, questo è il senso. Assolutamente sì, ecco. ma sicuramente non cadrà nessuno. No, 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 non cade nessuno perché sono bravissimi, però insomma essere sicuri di questo è, è valido. Più sicurezza, insomma, non inficia la festa, semmai rende più leggero l'animo di chi la organizza e di chi la vive. In fondo, anche nelle novelle medievali, il fantastico mondo di cuccagna invitava la baldoria, ma senza mai lasciarsi andare completamente, perché il sogno di tutto quel ben godi durava assai poco e la realtà era dietro l'angolo.